Il 1 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge di bilancio 2024 volta ad affrontare le sfide nell'ambito della sanità. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, sottolinea l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa e valorizzare il personale sanitario attraverso un aumento significativo delle risorse. Nel triennio successivo sono destinati 11,2 miliardi di euro aggiuntivi al Fondo sanitario. Le principali misure includono un consistente aumento delle risorse per il Fondo sanitario nazionale con incrementi pianificati per il 2024, 2025 e 2026. È previsto un finanziamento di 2,4 miliardi di euro per il rinnovo contrattuale del personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda le pensioni, si salvaguardano le pensioni di vecchie dei medici e si riduce la decurtazione per le pensioni anticipate in base al ritardo del pensionamento. Le misure mirano a mitigare gli effetti sulla pensione anticipata per il personale medico e sanitario Altre iniziative includono l'aumento delle tariffe orarie per prestazioni aggiuntive di medici e infermieri, il rifinanziamento dei piani operativi regionali per ridurre le liste d'attesa e l'incremento del tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dai privati. Viene potenziata l'assistenza territoriale con nuove assunzioni e incrementi di fondi. Gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza ricevono finanziamenti, così come il Fondo per l'Alzheimer e le demenze. Sono la di legge Nuovi modelli di remunerazione per le farmacie sono implementati per migliorare l'assistenza farmaceutica di prossimità. La legge introduce un fondo per i test di Next Generation Sequencing per la diagnosi di malattie rare. Stabilisce una compartecipazione alla spesa sanitaria per alcuni residenti in Italia che lavorano in Svizzera. Altri le disposizioni includono investimenti dell'INAIL in edilizia sanitaria e un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti.